Lasciatemi prima dire intanto che sono molto felice di essere qui perché, per molte ragioni, ma soprattutto perché il lavoro che Paolo e Alberto stanno facendo è un lavoro straordinario e molto prezioso, molto poco riconosciuto, perché si tende, è vero, avete accennato, ed è vero, si tende un po' a pensare che insomma in fondo non è così grave, che non siamo in pericolo, che non c'è, insomma via, che l'Italia è un paese libero e se qualcuno poi alla fine viene in qualche modo perseguito, qualche ragione ci deve essere e che insomma non ci si crede tanto quando si sente dire questi dati che Alberto ha appena citato sono abbastanza sorprendenti perché nell'opinione comune e diffusa questa percezione non è maturata. Io lasciate che vi racconti alcuni aneddoti brevi e brevissimi, che rappresentano i tre livelli di difficoltà che chi fa informazione affronta quando fa informazione, che sono l'intimidazione diretta o indiretta e le restrizioni legislative, cioè le tre difficoltà, i tre gradi di difficoltà che si affrontano quando si voglia raccontare la verità, sostanzialmente quando si vogliono raccontare le cose come stanno, per come si sono ricostruite, sono un tipo di minaccia o di intimidazione diretta, esplicita, minacce. Un tipo di abuso di strumenti legislativi, e adesso vi racconterò in cosa consiste, meglio, è anche un problema economico, e poi naturalmente il grande tema delle leggi fatte apposta per evitare o per impedire, e questo comunque è un tema anche questo più complesso di quanto non si pensi, perché la verità non sta mai tutta da una parte, né il bene né il male sono così delineati come nei fumetti dei ragazzini. E tra l'altro neanche in quelli. Il tema della minaccia, diceva Alberto, molti non lo dicono perché hanno paura. Sì, molti non lo dicono perché hanno paura ed hanno ragione, penso soprattutto ai giovani colleghi precari in zone davvero a rischio, che non sono contrattualizzati, che quindi non hanno le garanzie di legge. Penso ai tantissimi ragazzi che lavorano in Calabria, che lavorano in, cioè, no? Molti non lo dicono perché hanno paura, o se lo dicono, lo dicono, diciamo così, in una forma collettiva, cioè si costituiscono delle associazioni, però è molto difficile che ci siano atti, diciamo così, se non quelli noti, quelli molto noti, che ci siano atti diciamo individuali come dire, quasi di incoscienza, mi verrebbe da dire, no? Perché in certi casi, a parte quelli noti che si conoscono, sarebbe un episodio di incoscienza, però io voglio dire che in molti altri casi queste cose non si dicono per senso di responsabilità. E vi faccio un esempio. Quando io facevo il direttore dell'unità, ed è questa una cosa di cui non ho mai parlato, ma adesso è passato molto tempo, la posso raccontare, a un certo punto, a proposito del livello 1, intimidazioni dirette, minacce dirette, a un certo punto comparvero sotto le finestre della camera da letto del più piccolo dei miei figli, quindi insomma in una palazzina che ha molte camere che si affacciano sulla strada, casa mia, ogni ragazzo c'ha una stanza, il più piccolo, il bambino più piccolo è la stanza che dà sulla strada, e comparve una scritta che diceva sappiamo dove dorme tuo figlio. Erano i giorni in cui noi stavamo pubblicando un'inchiesta, io avevo scritto molto su un accordo tra Forza Nuova e il governo Berlusconi, che passava attraverso la mediazione di Alessandra Mussolini per far confluire, chi fa politica se lo ricorderà, per far confluire i voti di Forza Nuova dentro diciamo, il bacino elettorale del Popolo delle Libertà, per così dire. E come voi sapete, Forza Nuova, Roberto Fiore, cioè Forza Nuova è una formazione di estrema destra che vive sul crinale, diciamo così, della costituzionalità dal punto di vista della apologia di fascismo e continuamente oltre il crinale del reato, essendo documentata, diciamo, la sua attività illecita in campi di formazione di addestramento paramilitari in Italia e all'estero, insomma, una formazione di un certo rilievo dal punto di vista così della pericolosità. Noi stavamo documentando come in quella fase
Roberto Fiore, che poi si è candidato effettivamente, avesse delle trattative in corso attraverso Alessandra Mussolini per tutta questa complicatissima galassia di destra che si muove, si scompone, si ricompone, Storace, Mussolini, vi ricordate Santanchè, ogni tanto nasceva un partito, usciva, poi qualcuno faceva la destra più a destra della destra, e, insomma, però alla fine era sempre un gioco autoreferenziale che, diciamo, serviva a distrarre l'attenzione dal fatto che in realtà quel bacino elettorale lì, quello era, voleva garantire e rassicurare i suoi elettori, quel tipo di elettori, quel tipo di estremismo di destra che avrebbe potuto riconoscersi, secondo questi segnali, nella formazione nell'alleanza che andava alle urne capitanata da Berlusconi. Quindi questo tipo di minaccia esplicita a cui non si dà, che naturalmente tu denunci agli organismi competenti, evidentemente, è chiaro, però non, in quel caso per esempio non ne dai pubblicità perché eviti di fare da cassa di risonanza e quindi di ottenere lo scopo che è esattamente quello che vuole chi provoca in questo senso, perché si tratta di qualcuno che ha pochissima visibilità mediatica e che cerca attraverso la provocazione a chi invece, se solo dicesse mi è accaduto questo ad opera di Tizio, darebbe molta visibilità mediatica a una formazione che non ce l'ha, in un momento in cui quella formazione ha bisogno di essere riconosciuta presso il suo elettorato come potente, autorevole, minacciosa. Quindi è una ragione anche di opportunità, diciamo così, più che politica, quasi, mi viene da dire quasi civile, quella di dire, un senso civico, quello di dire no, io non faccio da cassa di risonanza a qualcuno che cerca di usare me per farsi pubblicità in un momento elettorale in cui ha bisogno di accreditarsi presso i suoi elettori di estrema destra come minacciosa e pericolosa. Quindi non ne parlo, però è un rischio che ti assumi, è un rischio che ti assumi perché anche, diciamo così, e anche qualcosa scatta dentro di te, perché un conto poi è la minaccia personale, come tutti sappiamo, un altro conto è invece, mi ricordo che Roberto Fiore mi disse, io lo chiamai ovviamente, no? Lo chiamai e Roberto Fiore mi disse, ma io ho un rispetto enorme dei bambini, ne ho 12, e disse, vabbè, non mi sembra un argomento, no? Però come dire, era già sulla linea difensiva. Io dicevo, tu non vi azzardate a fare le scritte sotto le finestre dei miei figli, perché poi i bambini si spaventano, escono di casa la mattina per andare a scuola e vedono le scritte sotto la loro finestra, c'è un di più, no? C'è un elemento, e lì già eravamo entrati già in un dialogo che è qualcosa che bisogna assolutamente evitare in questi casi. Però dico questo per dire che alle volte, in certi casi specifici, queste cose non si sanno e avvengono e sono molto fastidiose, per usare un eufemismo, perché insomma, per ragioni diverse proprio dalla pura e semplice paura. Il secondo livello, scusa, è sì. Io devo dire, non si vengono a sapere, nel senso che non vengono neppure denunciati. Sì, no, cioè quello, ci sono poi quelli che neanche le denunciano, certamente. No, poi naturalmente tu poi vivi con la vigilanza, insomma, diventa complicata anche la vita. Però va bene. Il secondo livello, che è molto istruttivo per chi, e questo, scusatemi se parlo con semplicità estrema, ma secondo me è bene che le persone che non fanno questo mestiere sappiano di cosa stiamo parlando, cioè l'intimidazione indiretta, che è quella dell'abuso degli strumenti delle denunce per diffamazione o delle cause civili richieste di risarcimento danni. Allora, dunque, io faccio questo lavoro ormai da 35 anni, avendo cominciato nel 78 da ragazzina. In 35 anni, in cui mi sono occupata quasi sempre di politica, ho avuto un numero che non so di cause, di diffamazione, risarcimento danni, cause penali e civili, diciamo, e ad oggi non ne ho mai persa nessuna. E lo dico non perché questo sia, ma lo dico perché ho, diciamo, l'usanza, osservo il costume di scrivere soltanto cose di cui sono sicurissima, che ho verificato attraverso un procedimento che è quello della verifica incrociata o che conosco in prima persona, quindi mai per sentito dire. Ma vi dico questo perché nei 3 anni all'unità, per esempio, e vengo al tema dell'abuso di questo strumento,
Noi abbiamo avuto, sapete che il direttore è sempre responsabile in solido, no? Quindi io sono andata in questi 3 anni 3 volte a settimana a eleggere domicilio e a farmi identificare con un procedimento che rasenta il teatro dell'assurdo, perché è chiaro che se, cioè, io poi sono diventata molto amica naturalmente dei carabinieri e dei poliziotti con i quali mi vedo più di quanto non mi veda con mio marito, perché un giorno sì e un giorno no io andavo nello stesso posto a declinare le mie generalità e a eleggere domicilio, e dopo un anno ho detto vabbè, ma il mio domicilio però adesso lo sanno anche gli usceri, le mie generalità le conoscete, possiamo informatizzare questo meccanismo per esempio? No, non è possibile. Non è possibile perché non esiste una rete informatica tale per cui c'è sia un database per cui io mi chiamo Concita De Gregorio, sono il direttore dell'unità, vivo in via tale al numero tale e sono di default identificata, no? Non serve che ogni volta che arriva una causa mi identifichiate. Sì, invece serve, perché non c'è l'informatizzazione della rete e quindi ogni causa che arriva io devo andare materialmente, io non so se voi avete idea che cos'è Roma, partire non so dal quartiere del gasometro e arrivare alla stazione Termini, prendersi 4 ore di tempo per andare nel medesimo ufficio dalla medesima persona da cui si è stata 48 ore prima e dirgli buonasera, buongiorno, anzi sono io, vivo sempre lì, ci vediamo dopodomani. Ecco, questo un giorno sì e un giorno no, perché non c'è una rete informatica. Allora, che cosa succede? Questo meccanismo che ti costringe a devolvere una parte del tuo tempo in una... Questo soltanto per parlare della parte burocratica iniziale, no? Per poi lasciamo perdere come vanno le cause, dove finiscono, e lasciamo perdere il fatto che quando la vinci, chi la perde non paga, no? È facilissimo. Chiunque può continuamente ogni giorno fare una causa per diffamazione, perché non è che se poi chi ti ha fatto causa per diffamazione risulta non essere stato diffamato, ultima quella che ho vinto con Minzolini l'altro giorno ho vinto una causa per diffamazione con Minzolini che è durata 1 anno e mezzo, io sono andata in tribunale 6 volte per 1 anno e mezzo, lui non è mai venuto, abbiamo vinto la causa, ma non è che paga Minzolini, non paga nessuno, cioè io ho speso moltissimo del mio tempo e moltissime delle mie risorse e energie per un servizio in cui avevo detto che il telegiornale di Minzolini si occupava dei pinguini mancini e degli orsetti albini anziché raccontare i fatti di cronaca del giorno, che era un dato incontestabile, diciamo, era basato sui fatti, e questa causa è andata avanti 1 anno e mezzo, per dire l'ultima, no? Il meccanismo giudiziario e le leggi italiane sono così, funzionano così. Io ti diffamo, intanto ti denuncio per diffamazione, poi sta a te dimostrare che non mi hai diffamato, e se per caso dimostri che non mi hai diffamato, io nulla questio, cioè resto a casa mia. Allora, qual è il meccanismo? Diciamo Silvio Berlusconi, tanto per dire le persone, per chiamare le cose col loro nome. Nei 3 anni in cui io sono stata all'unità ci ha chiesto complessivamente 6 milioni di euro, lui e la sua famiglia, cioè Silvio, suo fratello Paolo, e per famiglia intendo la famiglia allargata, diciamo, Dell'Utri, Emilio Fede, Lele Mora, Galea, cioè tutta, diciamo, la grande famiglia di Silvio Berlusconi ci ha sistematicamente richiesto i danni, in qualche caso anche querelato, ma soprattutto richieste di risarcimento che sono ben più, l'avvocato vi potrà, ben più impegnative dal punto di vista proprio, per 6 milioni di euro, le abbiamo vinte tutte, però mentre Silvio Berlusconi dispone di uno stuolo di avvocati, la maggior parte dei quali sono anche eletti in Parlamento, quindi li pagate voi, io non so se vi è chiaro il livello di conflitto di interessi che c'è in Parlamento, Dario lo sa, si fanno pagare anche da Berlusconi, cioè gli avvocati eletti in Parlamento da Silvio Berlusconi, che sono una percentuale, se voi andate a vedere i tabulati della Camera e del Senato, gli avvocati in percentuale sono, diciamo, di gran lunga più alta che in natura, no? Ci sono in Parlamento, non so, forse il 35% di avvocati, e nella società non è così, no? Cioè, quindi anche questo vi deve dire qualcosa. Gli avvocati eletti in Parlamento da Silvio Berlusconi, alcuni dei quali poi senza la minima
senza il minimo imbarazzo, sono relatori di legge che lo riguardano, sono i suoi avvocati che sono pagati da lui, che lo difendono, che vengono eletti, che quindi noi paghiamo e che poi per sovrapprezzo scrivono materialmente le leggi, tipo per esempio la legge Bavaglio, tipo per le leggi e fanno da relatori di queste leggi in Parlamento. Queste persone, loro si appoggiano a degli studi che sono studi mega, mega galattici, dove lavorano 50 persone in ogni studio, ce ne sono in ogni città, che di default, una volta ingenuamente Taormina mi ha raccontato questo. Io ero stata denunciata in un mese 5 volte da Previti, perché della famiglia allargata ogni tanto esce ed entra qualcuno, come nelle vere famiglie. Cioè, a un certo punto Previti era molto presente, poi è partito per l'estero, diciamo, poi adesso è tornato, però insomma, c'era un momento in cui Previti era molto in auge e in quella fase lì mi erano arrivate nell'arco di un mese, non so se 5 o 6, insomma un numero innaturale di richieste di risarcimento danno da Previti per cose che io non mi ricordavo neanche di aver scritto. E Taormina, un altro di avvocati eletti in Parlamento, ci si imbatte continuamente in avvocati di Berlusconi in Parlamento, mi spiego: guarda, è un meccanismo semplicissimo, c'è un software nei nostri studi legali che passa in rassegna tutta la rassegna stampa del mattino con delle parole chiave. Ogni volta che incontra la parola chiave che cerca, cioè vengono scannerizzati tutti i giornali, con questi programmi informatici demoniaci vengono tradotti in un database, e poi c'è un software per cui gli stegisti dello studio legale ogni mattina fanno questa speciale rassegna stampa. Ogni volta che è nominata la persona di interesse, Previti per esempio, scatta proprio in automatico un procedimento. Appunto, siccome non costa niente e loro sono in tanti e qualche cosa dovranno pur fare, scatta in automatico, ma scatta anche, per esempio, uno di questi casi diceva così: c'era stata la festa del 2 giugno al Quirinale e io avevo scritto un pezzo in cui dicevo nei giardini del Quirinale a un certo punto compare anche Cesare Previti, denuncia per diffamazione. Allora dico: ma scusate, per com'è possibile, ho scritto compare anche Cesare Previti, era lì. Dice: no, ma te lo spiego, perché succede questo, che c'è un programma che legge tutti i pezzi di un certo giornale e ogni volta che compare il nome Cesare Previti scatta la denuncia, poi tu dici: no, guardate, qui dicevo che era ai giardini del Quirinale, ah vabbè, archiviata. Però intanto tu, che non disponi dello studio legale mega miliardario che di default ha gli stegisti che lavorano a questo, devi andare a farti identificare, eleggere domicilio, perdere una mezza mattinata, scegliere un avvocato e dimostrare che non c'è stata diffamazione, quindi spendere tempo, denaro, e alla fine di fatto il meccanismo che scatta è che tu la volta successiva potrebbe succedere che prima di scrivere quel nome magari ci pensi, perché sai che se no il mercoledì seguente devi andare un'altra volta a farti identificare anche se non c'è. Quindi questo per dire un elemento, un meccanismo, in cosa consiste la protervia. La protervia consiste nel fatto che chi ha i mezzi, gli strumenti per fare una sorta di mobbing nei confronti di chi non si può difendere altro che con le sue stesse energie, ti sfinisce. Per non parlare naturalmente del fatto che quando ci sono cause di risarcimento danni, per esempio Dell'Utri, abbiamo avuto una causa di risarcimento danni per 2 milioni di euro fatta da Dell'Utri a proposito della famosa vicenda del Papello, che abbiamo vinto, però chiaramente lì ci sono studi a Palermo, a Milano, a Roma, in cui si presentano in giudizio collegi di avvocati di 15 persone e tu ne hai, non so, uno del Foro di Cagliari, c'è sempre una sproporzione enorme di forze a tacere del potere di intimidazione che comunque si produce anche all'interno dei meccanismi dei fori giudiziari. Poi l'ultima cosa volevo dire a proposito di quello che diceva Paolo, cioè sulla dedizione che certe persone querelanti hanno nei confronti dei querelati. Cioè Paolo diceva: tutti hanno scritto le stesse cose su Aldo Brandi, perché querela solo noi? No? Allora, questa è anche una bella domanda. Ultimamente io continuo ad andare 3 volte a settimana in questura a farmi identificare, perché ovviamente le cause continuano, procedono, nonostante io non sia più da tempo direttore del giornale, ma sono sempre responsabile in solido con il redattore che le ha scritte per le cose che sono state scritte allora. Quindi
vado continuamente. E l'ultima volta che sono andata, la settimana scorsa, l'ormai amico intimo capo dell'ufficio relazioni istituzionali ed esterne della Questura di Roma mi ha detto: ma lo sa che è successa una cosa stranissima? Quando c'era lei a dirigere il giornale, noi ricevevamo contro l'Unità e contro la sua persona una media di 2 notifiche al giorno, 2 notifiche al giorno, tutti i giorni, cosa che non era successa prima e cosa che non è mai successa dopo. È molto strano, naturalmente noi abbiamo vinto tutte le cause, quindi non è che questo incremento fosse dovuto a un incremento di aggressività, diciamo così, immotivata o di faziosità o di effettiva denigrazione o diffamazione di qualcuno, era semplicemente aumentata, lo è, ci sono i dati che lo dimostrano, cioè la persona che le ha ricevute e che mi diceva: sa, prima non succedeva e dopo non è successo. Cioè, questo che cosa significa? E lo dico come un dato di fatto: significa che questi strumenti vengono usati per colpire dei bersagli che sono bersagli che hanno un livello di temibilità mediatica, chiamiamolo così, cioè nel senso, io credo, altrimenti non me lo spiego diversamente, siccome il collega che mi ha preceduto alla guida del giornale e quello che mi ha che è il mio successore sono validissimi e straordinari giornalisti di grandissima efficacia e moralità, certamente non c'è una differenza di qualità tra me e loro, c'è una differenza forse di visibilità, no? Cioè c'è una differenza di esposizione, cioè negli anni in cui io sono stata lì ero più esposta e più visibile di quanto non sia per esempio l'attuale direttore o di quanto non fosse il precedente direttore, quindi ero un bersaglio più vistoso. Dico questo perché io non ho né colpa né merito di questo, è semplicemente accaduto. E il fatto che si sia usato lo strumento della diffamazione e della richiesta di risarcimento danni per colpire un giornale dei giornalisti soltanto per il fatto che la loro azione era più efficace dal punto di vista della comunicazione, vi dà la misura di quanto sia pretestuoso tutto questo, no? È soltanto che tu vuoi colpire quella persona perché pensi che nella dialettica, nel dibattito, possa essere più efficace di te e quindi intanto ogni giorno la molesti, ogni giorno la molesti. Poi dopo, se arriva un altro che per qualche ragione non ha la stessa efficacia, non importa, le cause finiscono, le diffamazioni non ci sono più. E anche questo è interessante perché uno poi assume su di sé la croce, ma che parte dalle minacce sotto la finestra e finisce al viottolo in questura, no? Insomma, alla fine uno dice... Può capitare che, soprattutto se c'è un'ostilità interna molto forte, ti dicano: ma chi me lo fa fare? Ultima questione, e la dico a volo d'uccello perché la conoscete, la questione della legge Bavaglio. La legge Bavaglio, le leggi per difendersi, ci sono, per difendersi da eventuali reati commessi a mezzo stampa, ci sono già, basterebbe applicare quelle. Le leggi ci sono efficacissime, se applicate e ve lo dimostra quello che vi abbiamo appena raccontato, cioè nella legislazione attuale chi fa informazione vive così, quindi figuratevi se io anche solo una volta avessi scritto di Silvio Berlusconi, di suo fratello Paolo, di tutta la vicenda legata al nastro Unipol, il caso Unipol, vi ricordate che l'Unità tirò fuori per prima, no? Il caso abbiamo una banca e tutta quella cosa lì. Figuratevi se avessimo scritto anche soltanto una virgola fuori posto, ci avrebbero fatto chiudere il giornale, sequestrato le rotative, non c'era niente fuori posto. Quindi questo significa che gli strumenti per verificare che tutto sia come si deve ci sono, e quindi questo significa che i tentativi di imbavagliare alcuni strumenti di indagine come le intercettazioni sono pretestuosi. Aggiungo e chiudo che non è solo il centrodestra che è in gioco in questa partita, ma io allargherei il dibattito anche all'interno del centro-sinistra, perché dal caso Lusi al caso 41 bis, a trattative,
le intercettazioni di Mancino, che sono in prima pagina sui giornali in questi giorni, ci fanno e mi fanno e ci fanno pensare che ci siano anche aree politiche diverse dal centrodestra che possono avere qualche interesse nel silenziare il meccanismo dell'intercettazione come strumento di indagine, cosa che sarebbe una iattura definitiva per questo paese, perché abbiamo certificato, e su questo abbiamo pubblicato dei dossier quando era l'Unità, l'80% delle inchieste che si sono fatte e sono andate a buon fine negli ultimi anni sono nate da intercettazioni telefoniche. L'80%, 8 su 10. Quindi noi non avremo, e insomma l'elenco sarebbe lunghissimo, Alberto lo può fare meglio di me, ma noi non sapremmo la verità su 8 questioni su 10 che ci riguardano se non ci fossero state le intercettazioni telefoniche. A me mi possono anche intercettare il telefono e non trovano nulla. Chiudo con questo.